Buongiorno, allora oggi vi faccio vedere quando la covata presenta delle problematiche. Quindi, e cosa fare? Qua ho notato delle larvette, inquadra bene, delle larvette, vedete, un po' contorte, un po' cadute sul fondo, si vede? Forse no. Sul sole, mettiamolo al sole così. Ah, così così. Ecco, ecco, sì, sì. Vedete queste larvette? Qua ce n'è altre, vedete? Aspetta, vedete? Lo metto a fuoco. Qua. Si vede? Che più basso la telaina. Ok. Ok. Qua larvette così. Allora, questa è la classica peste europea, causata da un batterio. Può succedere quando ci sono sbalzi di temperatura. Quindi la famiglia cresce ugualmente, poi arriva freddo e presenta queste caratteristiche. Qua c'è la regina, questa è una bella ligustica, solamente che ha questa problematica. Allora, questa problematica è periodica e non è come la peste americana che bisogna eliminare assolutamente tutto. Questa, se noi ingabbiamo la regina per un 15 giorni meglio, loro riescono a pulire tutte queste, queste larve quindi malate, e quindi il grado dell'infestazione della malattia si abbassa e si riprende normalmente. Se dopo 15 giorni noi liberiamo la regina, al controllo successivo, dopo una decina di giorni, notiamo ancora che c'è persistere di questo problema, allora a quel caso dobbiamo assolutamente cambiare la regina, eliminare i favi, diciamo, di covata e cercare, diciamo, di riprendere solo le api con un pacco d'api. Il miele non presenta quindi spore, quindi si può riutilizzare, mentre la covata bisogna eliminarla. E sta deponendo, guarda che bellezza. E niente, in questo modo si riprende, però attenzione, bisogna dire una cosa, qua siamo nella fase iniziale di questo problema. Se questo problema è stato avanzato, assolutamente non procedete in questo modo, ma eliminate tutti i telaini, potete fare pure così, eliminate tutti i telaini, cambiate la regina e normalmente si riprende la famiglia. Niente, tutto qua. Quindi questa è una caratteristica proprio di questo problema. Faccio vedere infatti il telaino, mi sono accorto, è il primo telaino che presentava questa covata tipica bucata, bucherellata. Queste proprio caratteristiche sono tutte le larvette morte che le api prendono e le fuoriescono, e quindi resta tutta bucata in questo modo. E qua ce n'è un altro esempio. Niente, tutto qua. La procedura è questa qua, si può adottare, due sono. Se in fase iniziale, quindi ripeto, fase iniziale, si ingabbia la regina, se ci sono dei telaini troppo pieni, diciamo, di larve morte, si eliminano. E si libera dopo 15 giorni e si vede come proseguire della situazione più avanti come va. Se invece siamo in uno stato avanzato, eliminare assolutamente tutti i telaini immediatamente e cambiare la regina. Tutto qua. Grazie, arrivederci.